Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Questo è un velocissimo video solo per aggiornarvi su due aspetti dell'Apsan Zino Mini Pro. Allora, il primo riguarda quello che è la spedizione del mio Apsan Zino Mini Pro, che è decollato, è in volo, quindi sta già volando verso di me. Questo è stato appunto un ulteriore passo in avanti per quanto riguarda la mia spedizione. Nel giro di una decina di giorni dovrebbe essere qua fra le mie mani e finalmente potremo testarlo. Quindi questo era il primo aggiornamento che volevo fare appunto riguardante la mia spedizione, mentre l'altro aspetto di cui volevo parlarvi riguarda la calibrazione dei sensori dell'Apsan Zino Mini Pro. Siccome che tra pochi giorni appunto avrò fra le mie mani l'Apsan Zino Pro, mi sono portato avanti e sono andato nella pagina di Apsan, nella pagina di supporto, e ho scaricato il programma di calibrazione dei sensori, un po' come succede per i droni DJI, che hanno anche loro il loro software di calibrazione dei sensori. Quindi questi droni che hanno i sensori anticollisione hanno la possibilità di essere calibrati. Ovviamente i droni DJI escono e vi arrivano già calibrati perfettamente, poi nel caso dovesse succedere qualcosa, un incidente, un crash o magari con qualche aggiornamento firmware avere dei problemi di calibrazione, si va appunto con il software di calibrazione messo a disposizione da DJI, si fa la calibrazione dei sensori. Stessa cosa succede con Apsan. L'unica cosa che mi ha deluso, come poi era anche per il primo Zino, è che il software è solo per Windows. Quindi, come succedeva per lo Zino 1, che per andare a fare gli aggiornamenti firmware, visto che non faceva aggiornamenti firmware dall'app, ma bisognava andarli a fare appunto scaricando il firmware, scaricando un toll di pacchetti di aggiornamento. Quindi tutto questo era però solo per Windows. Quindi chi come me, come tanti altri, usa principalmente un Mac, potrebbe trovarsi di fronte a una difficoltà. Ovviamente una difficoltà che si aggira, perché chiunque conosce qualcuno con un Windows gli chiede un favore e fa l'aggiornamento, anche perché non è una cosa che tutti i giorni si fa, però una ditta secondo me seria propone entrambe le soluzioni, sia per Mac che per Windows, e anche appunto in questo caso questo software di calibrazione è disponibile solo per Windows, almeno attualmente è così, probabilmente rimarrà sempre così perché anche il sistema di aggiornamento dello Zino 1 è rimasto sempre solo per Windows. Probabilmente anche qua il discorso rimarrà sempre solo per Windows. Spero di no, ma probabilmente è così. È vero che anche questa cosa dei calibrazioni dei sensori non è che si fa tutti i giorni, però non mi stupirei che un drone Apsan sia da calibrare quando vi arriva, a differenza di un drone DJI che vi arriva già calibrato. Qua probabilmente sarà da fare la calibrazione dei sensori anticollisione, secondo me. Quindi io mi sono portato avanti e l'ho già scaricato. Anche l'installazione, l'installare dei driver, non è semplicissimo. Apsan tende sempre a fare tutto molto complicato da questo punto di vista, e anche stavolta non ci delude. L'installazione del software ha bisogno anche dell'installazione di alcuni driver e via dicendo, tutte cose ovviamente risolvibili che però danno fastidio, perché al giorno d'oggi è veramente semplice creare dei software già pronti all'uso, secondo me, rispetto magari a un po' di anni fa. Secondo me loro sono rimasti un po' indietro da questo punto di vista e creano questi software installazione un po' vecchio tipo, secondo me, però va bene, e speriamo che almeno il drone sia di nuova generazione Apsan e non stile vecchia generazione Apsan. Quindi ragazzi, questo era solo un piccolo video, come vi ho detto all'inizio, per mettervi solo al corrente di queste due informazioni riguardanti l'Apsan Zino Mini Pro. Se il video dovesse esservi stato utile e vi è piaciuto, lasciatemi come al solito ragazzi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, anteprime, spoiler, voli in FPV, anteprime, tante cose arrivano lì. Sempre se vi va, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial, una novità. Ciao.